Un servizio, quello di ieri, proposto alle Iene, 30 aprile 2017, intitolato Tiziana Cantone, uccisa dal web, che mi ha profondamente colpito e lasciato quasi interdetto. Infatti, si affronta il tema delicato del suicidio e si affronta soprattutto quello che accadde a questa povera ragazza che viveva per l'appunto in Campania, che dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, ha visto lesa la sua privacy, secondo la mia opinione, tengo a specificarlo, e che in qualche maniera ha visto una vita che si è letteralmente spenta. Il caso di Tiziana Cantone è ovviamente un caso che ha suscitato indignazione e parole da parte di ogni persona presente qui su internet, ma nel servizio di ieri, per l'appunto, la Iena Roberta Rei si reca in Campania dove incontra la mamma di Tiziana Cantone. La donna avrebbe parlato di una ragazza come tante, una ragazza come quelle che si possono vedere oggi come oggi andando appunto in giro, cioè andando nei parchi, andando i locali, insomma, andando nel supermercato, una ragazza semplice, a cui sapone, riservata, non amante dei social network, e avrebbe detto in particolare la mamma di Tiziana le seguenti parole, ascoltate bene. Non erano film porno, erano immagini di fantasie private, qui si parla di intimità. La Cantone, vi ricordo che entrò in quello che fu definito come un vero e proprio tunnel senza uscita, che è appunto quello di internet, nel senso che furono diffusi dei video che dovevano rimanere strettamente privati, furono spiattellati sul web, su internet e poi arrivarono a diversi social che si occupano prevalentemente di film erotici, di video erotici e amatoriali, e di lì a poco ecco che sono stati diffusi a macchia di leopardo un po' ovunque. Ed è proprio lì che, diciamo così, si può eventualmente trovare una colpa che si può addossare in chi eventualmente ha postato i video in questione sul web. Ma non spetta a me dire se ciò che è stato fatto sia corretto oppure no, ma comunque intendo andare avanti. Beh, già prima però, da come si legge su internet, Tiziana avrebbe tentato il suicidio in passato. La Iena però, Roberta Rei, ripeto, che va ad incontrare anche, per così dire, l'ex fidanzato di Tiziana, e quindi l'uomo avrebbe accettato di parlare a cuore aperto, però a telecamere spente, e avrebbe negato ogni addebito, avrebbe negato di essere lui il responsabile, però avrebbe aggiunto di non volersi discolpare a livello pubblico perché non vorrebbe prendere parte ad un teatrino di natura mediatica che toglierebbe ogni tipo di rispetto alla bella e piacevole Tiziana Cantone, che oramai non c'è più e che quindi non è più presente in questo pianeta. Beh, questo è quello che sarebbe stato più o meno detto, fatto capire e quello che sarebbe stato, per così dire, brevemente detto, riassumibile a proposito della questione di Tiziana Cantone. È chiaro che io non sono un giornalista, è chiaro che io non sono uno psicologo, è chiaro che io non sono una persona che ha studiato il caso di Tiziana Cantone, vi ho però semplicemente, unicamente, riassunto in modo piuttosto semplice, in modo piuttosto sintetico, quello che sarebbe presente qui su internet, qui sul web. È chiaro che, ripeto, le mie parole non potrebbero essere totalmente sbagliate. È chiaro che quello che avete ascoltato potrebbe essere totalmente errato. È chiaro che quello che avete, per così dire, percepito attraverso le vostre orecchie e attraverso la vostra vista potrebbe risultare per l'appunto non corretto, quindi non corrispondente a quella che è la realtà dei fatti. Beh,
Di questo me ne scuso in anticipo, di questo mi scuso pubblicamente con tutti voi e con la madre se eventualmente avessi riportato fatti o parole errate e anche con l'ex fidanzato nel caso avessi errato le supposizioni che ho fatto mie e che ho riproposto attraverso la mia voce e che sono però presenti su internet, quindi in una fonte che eventualmente potrebbe essere considerata non del tutto attendibile, perché vi ricordo che su internet ci scrivono cani e porci. Lasciatemi però dire, oltre a tutto ciò, che sono rimasto veramente molto amareggiato dalla morte di questa bellissima ragazza, una ragazza che aveva tanto da dire, tanto da comunicare, una ragazza solare, gioiosa, si vedeva nelle foto, era una ragazza insomma semplice, acqua e sapone, una ragazza insomma dal cuore grande, una ragazza insomma che sicuramente, dal mio punto di vista, e non l'ho mai conosciuta, era una ragazza gentile, amabile, si sapeva far amare da tutti, e penso che forse la troppa ingenuità che questa ragazza aveva, probabilmente nascosta in una corazza, in un'armatura di sicurezza che probabilmente ostentava, secondo la mia opinione, potrebbero essere state le caratteristiche che potrebbero averle eventualmente nuociuto. Io, ripeto, non intendo aggiungere altro, non intendo essere per così dire per così dire giudice, non intendo essere un PM, non intendo essere quindi un pubblico ministero, non intendo sostituirmi a un giudice, non intendo sostituirmi a un pubblico ministero, ci mancherebbe altro. C'è un'indagine in corso, ci sono eventualmente degli imputati, se non vado errato, ci sono ovviamente delle persone che dovranno dare quello, dovranno dire quello che sanno proprio su questa vicenda, quindi, però insomma la vicenda in questione è molto delicata e ovviamente deve essere una vicenda che deve essere affrontata sì, perché viva Dio, siamo tutti in democrazia, viviamo in democrazia, c'è la nostra Costituzione, il 21esimo, il 22esimo articolo che sancisce la libertà di parola, come sto facendo io. Però rispetto totale alla famiglia Cantone, a cui mando la mia più sentita vicinanza e ovviamente la mia più sentita presenza fisica e virtuale a tutta la famiglia Cantone. Vi ringrazio per l'ascolto, ripeto, non aggiungo altro, mi raccomando, se in questo video, già ho detto più volte, dovessero essere presenti delle inesattezze, delle falsità, delle informazioni che non dovessero corrispondere alla verità dei fatti, ma dovessero essere totalmente errate, me ne scuso in quanto chi vi parla non è un giornalista, io non sono giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Grazie, un cordiale saluto a voi tutti e un caro saluto.